Allora, in un ultimo video ho parlato di un articolo di un certo Albin Arthuis, che mi sembrava un buon articolo. E solo che adesso lui ha pubblicato un articolo qui parlando, insomma, che era andato a commentare nel Telegram di Matteo Brandi. E insomma non gli era piaciuta la situazione, come gli ha risposto, eccetera, eccetera. E volendo potete andare, cercate insomma con queste parole chiavi e troverete il tutto e potete farvi un'idea. Però io ancora non riesco a capire come fa la gente ancora a... Cioè lui a parlare di Matteo Brandi che fa parte della banda, ragazzi. Ne ho già parlato, no? E a un certo punto lui linkava un video di Fraccazzo De Velletri, di Franco Fraccassi, che lo vediamo qua da BioBlu. Cioè, come si fa a linkare un video di un personaggio di questo genere qua, 100 giorni da pecora, l'altro canale che conosciamo tutti, con l'occhio, e questo Fracassi ha scritto anche un libro che ci dice che il nemico invisibile è stato rilasciato da quelle parti là, solita roba. Va a fare interventi al movimento La Fenice, lo troviamo sulla 7. Poi il specifico video dove lui linkava Fraccazzo De Velletri era intervistato alla Casa del Sole. Sole ha un significato, la Casa del Sole, 83.000 subscribers. Anche questo ha un significato. 16.000 visualizzazioni ha un significato. Ma io non capisco veramente, ragazzi. Io più vado avanti e più mi rendo conto che la gente sta veramente... Cioè, eppure l'articolo che ha scritto lui, che ho citato nel penultimo video, non mi ricordo quando, è un buon articolo, no? Che parlava della PSYOP di... del Vannacci, no? Quindi mi dà un po' di speranza, ma poi ti metti a perdere tempo con linkando fracassi. Qui insieme a un politico che promuove il suo libro, addirittura anche quelli del Fatto Quotidiano, c'è molta gente citava il suo libro, c'è molta gente del sistema, insomma. E qui lo vediamo ad Agora, Fracazzo e Velletri. Beh, se uno finisce in TV, cioè, voglio dire, no? Ma scusa, tu stai citando questo Fracazzo e Velletri, no? Ma vuoi almeno andare su Google a cercare? Io queste robe le ho trovate su Google! Se vedo che la persona che sto citando è andata in TV, non lo linko, non gli do voce, cazzo, non gli do voce. Ma come si fa? Stato anche al Senato, con la sua bella museruola, Fracasso e Velletri. Radio Radicale, cioè, peggio di così non si può, insomma. Dai soliti, dai soliti, 100 giorni da pecora. Intervistato da Diego Fuso. Gilles Gialli. Costituzione, Visione TV. I soliti della controformazione. Ma passiamo piuttosto al tizio che lui ci aveva discusso perché... Giustamente lui diceva a Brandi, insomma,
insomma, siete inutili, eccetera, eccetera. Prima di tutto, già questo fatto di andare da un altro, cioè, secondo me, essere rappresentato da un altro, secondo me, è lì l'orrore puro, secondo me. Cioè, l'uomo non può essere rappresentato da nessuno proprio. E è come se, ho fatto sempre questo esempio, è come se una zebra va da un'altra zebra e gli dice: "Oh, ma perché tu qua? Perché tu là?" Cioè, l'uomo dovrebbe essere libero di fare quello che vuole, no? Sempre senza dar fastidio al prossimo, no? Cioè, perché noi dobbiamo pendere da questi che il sistema gli dà visibilità e tu te la prendi con lui? Ma cosa ti ha fatto lui a te? Ma perché tu da solo non crei? Perché non abbiamo i coglioni? E allora cosa facciamo? Andiamo da questi qua e ci lamentiamo. Questa è la tristezza. Perché devi andare nel suo blog e ti lamenti di lui? Perché ti mancano braccia e cervello a te? Ti manca solo una cosa, i coglioni. Quello ci mancano a tutti quanti. Perché non staremo lì ad andare al blog o al canale di uno e a dirgli: "Ma non è giusto così." E falla tu la cosa giusta, no? Perché ti aspetti che te lo fa questo mostro qua? Perché? Che ci dice qua che dobbiamo unirci tutti quanti? Ovvio. Da BioBlue, poi, tra l'altro. Matteo Brandi fa parte della banda, ragazzi, che lo potete vedere sulla copertina del mio canale YouTube, la banda qual è? E la banda, per chi non lo sapesse, è questa qua. Vediamo un po'. La banda, perché l'ho un po' abbandonata la banda, ragazzi, perché non c'ho proprio tempo. Però questa roba qua. E se noi andiamo a vedere da qualche parte, qui ci sta Matteo Brandi, sicuramente. Eccolo qua. Sta in mezzo a Luke Anali. E infatti lui è ospite sempre anche di Anale Italia. Lo intervistano spesso. Insomma, è fra i migliori questo. Questa è la banda del risveglio. Con la H. Cosa abbiamo qua? Ecco qui lui intervistato in TV. Odeon e da Anale Italia. Beh, ragazzi, cosa dire con gente del genere che ti intervista? E la gente non capisce. Quando vedi una roba così curata, scappa! Direi di scappare da tutti, cioè non seguire nessuno. Nessuno! Quello è il problema dell'uomo, purtroppo, perché non ha purtroppo cervello abbastanza, vuole seguire, quindi non c'è proprio speranza per noi, purtroppo. Qui è stato dal verticalizzatore nostro, qua. Insomma, solita merda, mi faccio quasi schifo a perdere tempo con questa merdata, guarda. Qui con un massone, cioè. Ecco, questo è il suo canale, il suo unicorno, che la dice lunga, con un bel po' di subscribers, cofondatore di ProItalia, la sua foto da intellettuale che legge, questo al massimo ha letto lo scontrino. Basta, ragazzi, io ce la faccio più, cioè. Fammi spegne qua, fammi spegne qua, che non è possibile, basta, dai. Ma pure con questo, ma non è possibile, ragazzi, non è possibile. Eugenio Miccoli, un altro mostriciattolo di sfornato, se non sbaglio, da BioBlue. Insomma, ragazzi, possiamo chiudere con questa bellissima immagine? Io direi di sì. Chiudiamo con questa. E vergognatevi.